Buongiorno. Buongiorno Vale, buongiorno Buongiorno per tutto il mondo. Mauro, buongiorno a tutti. Puntatona stamattina, eh? Stamattina grandi ospiti. Grandi, grandi ospiti, grande ospite, un ospite direi illustre questa mattina. Abbiamo un ospite d'eccezione in questa puntata di 7, che ricordiamo è la rubrica di Palestra d'Impresa che ci permette di confrontarci con esperti, imprenditori, professionisti a cui appunto rivolgere queste famose 7 domande. Queste 7 domande, io ho detto puntatona con grandi ospiti, perché questo ospite che abbiamo oggi vale per 5, non perché è grosso. Abbiamo già parecchia gente in diretta, quindi presentalo tu e lo facciamo entrare subito, velocemente. Io ho il grande piacere di presentare a tutto il gruppo Pietro Francesco Delotto, presidente della commissione consultiva sui cambiamenti industriali presso il CESE. Buongiorno Piero, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Valerio, buongiorno Mauro. Buongiorno. Benvenuto e grazie a te per il tuo tempo e per averci dedicato questo spazio. Piacere mio. Benissimo, abbiamo Piero, già parecchia gente collegata in diretta, faremo delle domande, le domande se non ti piacciono rifiutati pure di rispondere. Abbiamo visto che c'è Beatrice che ci saluta, quindi abbiamo degli ascoltatori affezionati e quindi direi di partire subito con le domande in questo periodo di tempo che tu ci hai concesso. La prima domanda che però te la faccio io, noi ci conosciamo da tantissimo tempo, abbiamo lavorato anche insieme ed è stato veramente un piacere lavorare con te, però da quando sei in Europa, diciamo così, tu svolgi una carica importante, però non tutti, io per primo, sappiamo esattamente di che cosa si tratta, no? Per cui la prima domanda è questa, proprio per introdurre il tema, no? Oggi parleremo di impresa, di piccole imprese, di futuro, però tu presiedi il CESE, che è il Comitato Economico Sociale Europeo, che è un organo consultivo dell'Unione Europea. In estrema sintesi, cosa fa e perché è importante per noi imprenditori? Allora, intanto devo dirti, sarebbe un onore, non presiedo il CESE, ma la Commissione Consultiva per i Mutamenti Industriali dentro il Le mie CESE. solite figure, È eh? una delle 7 commissioni, non ti preoccupare, va benissimo, va benissimo. Il Comitato Economico e Sociale Europeo è una delle 4 istituzioni con cui sono state fondate le comunità europee proprio con i trattati di Roma. Quindi una istituzione istitutiva, c'era la Commissione, il Parlamento, il Consiglio e il CESE. 20 anni fa circa è stato aggiunta una quinta istituzione, il Comitato delle Regioni. Ma mentre le altre hanno un carattere politico, il CESE ha un carattere assolutamente tecnico. Assolutamente tecnico perché è un parlamentone di fatto di 350 membri, un po' come il Parlamento, e funziona per commissioni esattamente più o meno come il Parlamento europeo, pur essendo molto più piccolo, che è partecipato da 3 gruppi di stakeholder della società. Gli imprenditori, i datori di lavoro, i lavoratori, i sindacati e la società civile nelle sue più diverse forme di rappresentanza, dal volontariato all'ambiente, ai piccoli agricoltori, chi più ne ha più ne metta, nelle diverse specificità dei 27 paesi. Quindi questi 3 gruppi, che cosa fanno? Questo consesso dà dei pareri obbligatori ma non vincolanti, è consultivo, all'attività di legislazione della Commissione del Consiglio europeo. Noi, se ho capito bene, Piero, in questo organismo che rappresenta noi tutti più o meno, Rappresenta noi, sì. noi portiamo la nostra voce, cioè, portiamo la nostra voce, il Parlamento europeo è obbligato ad ascoltarla, poi decide in autonomia. La Commissione Sì, ok, la Commissione. e il Consiglio.
Questi pareri vengono fatti obbligatoriamente, vengono dati obbligatoriamente sia dal Comitato, sia dal Comitato delle Regioni in alcuni casi, sia dal Parlamento Europeo. Ovviamente il Parlamento Europeo ha un peso legislativo che è diverso. Il nostro è un parere consultivo. Perché è importante? Noi ci occupiamo di 44 materie che vanno dallo spazio e la difesa fino al salario minimo, in grande discussione in tutta Europa oggi, fino alle materie più inimmaginabili, ripeto, divisi per commissione. Io presiedo in questo mandato, dopo aver fatto il presidente di altre istituzioni, nella commissione esteri, per esempio mi sono occupato nel partenariato est, o sono stato il portavoce delle PMI europee dentro il CESE. È un po' un filtro, giusto Pietro? È la voce che non è confondibile con le lobby della, per intenderci, dell'impresa, dei sindacati, certo, che a vario titolo e posso dire privatamente vengono svolte a Bruxelles. La nostra è una voce istituzionale di, come posso dire, di lavoro insieme, a volte non in contrasto, ma in dialettica con la Commissione, per capire e per avere un supporto di quale può essere l'opinione, il giudizio, il miglior taglio da dare a delle legislazioni in corso di preparazione. Okay. Bene. Questo è il ruolo che il Comitato ha. Bene. La Commissione consultiva è invece un pezzo, è nata 20 anni fa, nel 2002. Vi ricordate la CECA? Sì, sì, la CECA, l'Euratom e le comunità europee. Ecco, sulle ceneri della CECA che si occupava solo di carbone e acciaio, è nata un nuovo organismo, la CCMI si chiama, Comitato per i Mutamenti, Comitato Consultivo per i Mutamenti Industriali, che si occupa di analizzare invece i vari settori verticali. Ed è fondamentale, soprattutto in questo momento, di grande trasformazione, di rivoluzione. Una nuova rivoluzione, poi magari avremo occasione di parlare. In modo, intanto abbiamo inquadrato il contesto e ti ringraziamo proprio per averci dato un pochino lo scenario in cui tu operi e perché è così importante per noi. Guarda, quell'anticipazione che stavi facendo molto probabilmente la svisceriamo con la seconda domanda che ti facciamo, che ti faccio io, ok? Che è questa. È un periodo molto duro, sia dal punto di vista di mercato, sia da quello psicologico proprio che stiamo percependo, no? Che sta impattando pesantemente non solo nel nostro sistema produttivo, ma anche nelle nostre persone, personalmente. I nostri colleghi europei, quindi sto parlando degli imprenditori, perché la platea che ci ascolta tipicamente è fatta da imprenditori, piccoli e medi imprenditori. I nostri colleghi europei, come vivono questo momento? Guarda, la risposta è assolutamente comune da Cipro fino al nord della Finlandia. È un periodo assolutamente sfidante. È un sfidante perché non c'è solamente il Covid, che è un'emergenza ovviamente sotto gli occhi di tutti drammatica e che ha portato e sta portando delle conseguenze soprattutto in certe fasce di imprese, in certe fasce, in certi settori di attività. Ma dal punto di vista psicologico, questo è l'impatto ancora più evidente che tutti evidenziano, ripeto, da Lisbona fino a Varsavia. Però è solo un pezzo della storia, perché un aggravante di questo momento che stiamo vivendo, dove ci sono soprattutto due elementi che sono centrali. Perché oggi ci troviamo a gestire l'oggi, l'emergenza dell'oggi, no? Gestire proprio la contingenza, ma la necessità assoluta di disegnare il post
emergenza, non dal punto di vista sanitario, e qui voglio arrivare, do telegraficamente per titoli. Gestire l'oggi per costruire il domani significa affrontare ieri, non domani, non posporre, due grandi temi. Uno è la trasformazione digitale e una è la transizione energetico-ambientale. Perché queste due, per versanti completamente diversi, sono gli elementi chiave dei nuovi assetti del futuro. Quindi digitale ed energia. Energetico-ambientale, la sostenibilità. Ecco. Okay. Quindi, questo termine che è molto più ampio e può essere anche un po' ambiguo, ma poi magari lo chiariremo. Ok. Bene, quindi sulla base di questi due temi siamo tutti ingaggiati in buona sostanza. Sì. Anche il discorso del digitale è entrato prepotentemente nelle nostre vite, no? Io mi ricordo che con te ne parlavamo già, tu eri già un fautore di questa cosa 10 anni fa, no? Nel portare le aziende nel digitale. Sulla sostenibilità molto probabilmente abbiamo ancora tanto da lavorare sulla sostenibilità ambientale. Su entrambi i versanti, non solo dal punto di vista squisitamente aziendale, ma anche di sistemi nazionali e anche di continente. Ok. Allora, volevo... Cultura, giusto Pietro, nel senso che... Prego. Penso anche di cultura, nel senso che la trasformazione digitale è già più qualcosa di, diciamo, comune, nel senso che ognuno ha da affrontare. Invece sulla sostenibilità ambientale è molto a macchia di leopardo, nel senso che ci sono sicuramente persone e, se vuoi, paesi che sono sicuramente più sensibili di altri in questo momento. Allora, io affronterei questi due temi in questo modo. Il primo, l'aspetto ambientale. Nella nostra vita, con la memoria dei nostri occhi, delle nostre orecchie, abbiamo sempre considerato l'ambiente uguale costi. Certo. Costi aziendali, costi personali, costi in senso ampio e onnicomprensivo. Oggi sempre di più la sfida ambientale, che è legata a un altro fatto, che è quello di una necessità assoluta che abbiamo di ridurre emissioni e tentare di bloccare il cambiamento climatico. Ci vorrei arrivare poi con una pillola. Ripeto, ci stiamo dimenticando di tutti i documenti, così siamo concreti, che da decenni indicano la pianura padana come uno dei luoghi più inquinati al mondo. E se è vero che negli anni le malattie respiratorie in questo territorio sono state ai vertici non solo europei, la connessione anche di queste crisi sanitarie in aggiunta alla pandemia, credo che abbiano fatto tempesta perfetta. Bene. Allora, ridurre emissioni e combattere il cambiamento climatico. Questa è un'emergenza assoluta globale. La cultura imprenditoriale che Valerio citava, ancora per titoli, non possiamo essere esaustivi, ma la cultura sì, sta cambiando. È vero che c'erano sensibilità diverse, ma oggi il tema energetico ambientale, cioè rendere più efficiente il processo produttivo sotto il profilo energetico e renderlo fin dalla progettazione disegnato in modo sostenibile, è un investimento che crea valore aggiunto dentro le imprese, se ben congegnato fin dall'inizio. Questo è il tema, da costo a investimento. Quindi con una non solo la necessità di una migliore cultura imprenditoriale o una maggiore cultura imprenditoriale, ma anche di tutte le altre forze, che sono tre. Una, quella degli imprenditori, chi lavora con te, cioè i tuoi dipendenti, e terzo, il mercato, che cambia gusto anche se noi non vogliamo. Gusti e preferenze. Il digitale, è vero, è un'altra trasformazione. Qui abbiamo invece un tema
che è infinitamente legato al tema della competitività delle imprese europee nel contesto globale, che è cambiato drasticamente, soprattutto negli ultimi 4-5 anni, in cui il multilateralismo è saltato, in cui ognuno pensa di giocare con la forza dei muscoli a braccio di ferro e che si gioca tra grandi blocchi mondiali. Ecco il ruolo strategico anche qui, in questo caso, dell'Europa. Digitale, che porta con sé non solo le piattaforme, ma il tema della cyber security, dell'intelligenza artificiale, che sono, non sono concetti astratti, sono degli algoritmi basati su dei principi che qualcuno scrive. Pensate a un'intelligenza artificiale basata su concetti etici, completamente diversi, così come in effetti non c'è un accordo su questi temi tra l'etica in intelligenza artificiale applicata all'intelligenza artificiale negli Stati Uniti, in Europa, in Cina o in India. Completamente diversi. Cosa significa scrivere algoritmi diversi, in cui valori etici assoluti per noi sono magari di secondo piano per qualche altra cultura? Non è giusto o sbagliato, ma è diverso e lo dobbiamo trattare. Ha un effetto diretto su di noi. Pensate, intelligenza artificiale basato per discriminare, mi viene da usare questo termine apposta, le sottoscrizioni di polizze assicurazioni per malattie. Intelligenza artificiale e la conoscenza del digitale, sì che per esempio ognuno di noi possa essere screenato attraverso, che ne so, metodi di genomica. E questo significa avere un potenziale impatto su assicurazioni, sull'accesso al lavoro, sull'accesso alle pensioni. Certo. Sì, sì, anche al credito. Cioè, credito. Certo. Questi sono temi veramente, veramente importanti e che ci toccano personalmente, no? Assolutamente tutti. E guarda, io starei ad ascoltarti delle ore, perché il contributo, molto spesso noi piccoli imprenditori non riflettiamo a sufficienza sull'impatto che può avere, soprattutto nel futuro, questo tema che stai trattando o questi temi che stai trattando. E questo ci serve proprio per introdurre la prossima domanda che ti facciamo, che ti fa Valerio. E la domanda è questa. Il nostro sistema azienda è fatto da micro o piccole aziende, però oggi piccolo non è bello, oppure sì? Come possiamo essere competitivi oggi, secondo te, Pietro? Oh, mi fai una domanda che mi stuzzica, perché è stato il centro del mio lavoro nelle mie varie fasi lavorative, prima come ricercatore, professore universitario di economia, poi come manager per tanti anni e adesso anche nel ruolo istituzionale. Vi ricordo che sono stato anche il portavoce delle PMI, che rappresentano il 98,6% delle imprese europee. Non diciamo il 98,6%. Allora, adesso mi viene quasi da poter dover usare degli slogan. L'ho usato con commissari europei, l'ho usato negli anni, nelle dichiarazioni. Il mondo è questo, non è quello che la teoria indica, no? Il mondo è fatto di PMI, di piccole e medie imprese. Infatti, giusto mentre noi ogni tanto abbiamo le incursioni di chi ci sta ascoltando, che in questo momento abbiamo parecchia gente live, Giulia Bessi dice: piccolo e bello, si lavora in network, un network per affinità e per potenzialità. Questo è quello che allora, io ha assolutamente ragione, credo. Io sono sempre stato convinto che il tema della dimensione sia un tema abbastanza un po' di, come posso dire, di lana caprina. Perché? Perché la dimensione di impresa dipende da essenzialmente cosa? Da che prodotto fai e che da mercato hai e quali sono i tuoi concorrenti. Puoi essere una piccola impresa con 10 dipendenti, e lo sei, ma essere leader quasi mondiale. E noi ne conosciamo. E io ne
conosco e noi ne conosciamo Mauro. Noi le conosciamo molto bene, bravo Piero, le conosciamo insieme e le conosciamo anche noi, abbiamo tutti i clienti che sono leader proprio. Se poi aumentiamo un po' la dimensione, 50 dipendenti, abbiamo leader assoluti, globali. In altri settori dove magari hai 500 addetti e hai allo stesso un mercato globale, puoi essere un nulla nella competizione globale. Certo. È quasi un, non dico insignificante, ma essere troppo piccolo. Allora, il piccolo no, per me è abbastanza un concetto così un po' astratto. Essere competitivi. Io sono profondamente convinto nella potenzialità delle PMI. Perché hanno sostenuto non solo un pezzo importante di PIL, in Italia il 40%, no? 60% dell'occupazione però, e quel 60% si è mantenuto non stabile in questo periodo di pandemia, ma le statistiche in quest'anno sono saltate ovviamente, ma la grande occupazione si è mantenuta lì. Le potenzialità sono enormi a patto che giochino con le tecnologie in modo positivo. Pensino, qui anticipo forse l'ultima domanda che tu mi vorresti fare, posso immaginare, no? Pensare out of the box, fuori dagli schemi. E avere il coraggio di utilizzare metodi e processi non tanto produttivi, ma legati al mercato di riferimento, che può essere anche territorialmente molto piccolo, pensando in modo assolutamente innovativo. L'innovazione è ciò che premierà oggi sul mercato. Innovazione non significa innovazione di processo o di prodotto, ma quella che noi chiamavamo l'innovazione strategica, no? Come posizionarsi sul mercato. Posizionarsi sul mercato in modo efficiente, certo, con prodotti innovativi, certo, ma assolutamente nuovo. Ecco, anche grazie alla tecnologia. Questo credo sia uno dei segreti per il futuro. Grazie anche alla tecnologia, questi mondi nuovi sono più facili da scoprire. Assolutamente sì. Se penso a tutto, alla transizione che le imprese manifatturiere, ma non solo manifatturiere, non solo, hanno avuto come effetto positivo legato all'e-commerce. Chi credeva all'e-commerce fino a qualche anno fa? L'e-commerce, le piattaforme di un tipo o di un altro hanno avvicinato e hanno rotto la distanza, il concetto di distanza e la prossimità. Ciò che era prossimità diventa assolutamente ininfluente anche per una piccola impresa, laddove trova un cliente magari a 4.000 chilometri affezionato a quello. È come averlo come vicino di casa, della strada a fianco. Hanno fatto saltare anche un po' di filiere, no? Per chi non è stato in grado di gestirle. Sì, io credo che questo sia una delle discriminanti. E allora parlo ancora, torno a ciò che mi hai chiesto prima, l'innovazione. Innovazione significa pensare in modo innovativo, non legati a ciò che è sempre stato e sempre sarà. Non sarà più così in nulla e probabilmente questo è il fattore discriminante per il successo futuro anche delle PMI. La tecnologia assolutamente aiutato, alcune filiere le ha completamente stravolte. Esatto. La cosa assolutamente, diciamo che con questa pandemia ci auguriamo, con tutto il dramma che ha provocato, che ecco, noi abbiamo un punto di vista, non so se tu lo condividi, no? Questa pandemia, soprattutto per le piccole e medie imprese, ci ha fatto fare un salto quantico di almeno 10 anni sull'uso della tecnologia, ci ha obbligato a usare la tecnologia e questo è uno dei vantaggi, è brutto dire uno dei vantaggi della pandemia, no? Però ci ha fatto fare salti in avanti
ci ha costretti a uscire dalla nostra area di comfort. Sei d'accordo su questo? Sono d'accordissimo. E lo ribadiamo ancora una volta, il digitale. Digitale inteso come fattore tecnologico, ma in tutte le sue sfaccettature, è un elemento che certamente ha avuto un'esponenziale crescita in questo periodo grazie alla pandemia, purtroppo dico grazie alla pandemia, ovviamente, ma che era inevitabile ed è inevitabile. Prova a pensare la gestione delle filiere, parlavi di filiere produttive, parlavamo di innovazione, pensa all'automotive, pensa alla filiera della componentistica auto, grande parte fatta anche in Italia, di tutte le case non solo tedesche. E pensa a come la componentistica verrà, la filiera della componentistica auto verrà cambiata quando l'automobile sarà un iPad con le ruote. Sì. Dove i componenti saranno meno di 100, qualcuno dice 50. Prova a pensare come riconvertire un'intera filiera produttiva, non solo come prodotto, come processo, ma anche come posizionamento proprio in questa nuova filiera. Un iPad con le ruote in un settore comunque che ha un valore aggiunto fondamentale. Non è un caso, se ti ricordi, che sono sempre stato un propugnatore delle, pensando che le tecnologie non sono distanti dalle piccole e medie imprese, sono elementi fondamentali, il digitale e l'innovazione. Può andare bene dalla produzione di detersivi e componenti, al tessile con i nuovi materiali, allo spazio difesa, perché chi è abituato a lavorare con standard qualitativi di elevatissimo livello e comunque con riconosciuti a livello internazionale, il salto tecnologico in settori ad altissimo valore aggiunto, molto più stretti, ma sarà una dei settori del futuro, lo space economy, anche per le piccole e medie imprese, sarà un elemento di trasferimento tecnologico che andrà dalla produzione di qualunque indumento fino a qualunque tipo di prodotto di uso comune nelle nostre case. Lunedì scorso ne parlavamo con il commissario europeo Thierry Breton. E centinaia di miliardi verranno utilizzati e investiti dalla Commissione proprio per spingere le piccole e medie imprese in settori ad alta tecnologia. Se ricordo bene, tu sei stato uno dei primi, no, a Vicenza a portarci la NASA addirittura. Devo dire la verità, forse ho anticipato un po' i tempi, però io credo, ho fondato, se ricordo bene, 3 anni e mezzo fa, uno dei primi Digital Innovation Hub riconosciuti dalla Commissione Europea e che aveva il che ha il compito, perché sta lavorando con molto successo, non solo nel territorio, ma il ruolo di cerniera del trasferimento tecnologico tra chi e chi, non tra un'impresa e grande e una piccola impresa, ma tra, io avevo la fortuna di dirigere quell'organizzazione per 12 anni, leader in Italia per dimensione, per quantità in certi settori, però ero e sono profondamente convinto che anche la piccola impresa connessa a centri di eccellenza non locali, non per prossimità scelti, ma per eccellenza settoriale, anche internazionale, e in quel caso l'abbiamo connesso alla Singularity University di San Francisco, della Silicon Valley, ad Harvard con l'MIT Media Lab, alla città dell'innovazione Skolkovo di Mosca,
alla soci fondatori del Competence Center della Sant'Anna di Pisa, il Politecnico di Milano. Perché? Perché la tecnologia e la conoscenza è la base che può essere trasferita anche da centri di eccellenza che stanno ovunque, grazie a queste possibilità, anche un sistema di piccole e medie imprese, di piccole imprese. I risultati sono stati eclatanti e due sono, ti faccio tre, sono gli esempi. Uno, aver aiutato migliaia di imprese nella sicurezza digitale, nella cyber security dei loro sistemi, fondamentale, con servizi e strumenti dedicati, costruiti con questo network internazionale. Grandissimo successo. Guardate che la cyber security è fondamentale per tutte le imprese. Secondo, le piattaforme di e-commerce. Siamo stati, dico siamo perché sono anche responsabile, non più adesso, ma da settembre, ma essere uno dei tre partner di Alibaba, quindi B2B, in Italia. Aver costruito la vetrina, una delle prime, forse la prima in Italia per PMI con con Amazon. Questo significa dare opportunità, non significa avere la verità in tasca, significa dare opportunità di mercato, di conoscenze, di relazioni che altrimenti non sarebbe possibile. E qui mi torno a quella domanda fatta dalla tua gentilissima, dalla nostra ascoltatrice, il network. Questo è il segreto, il network. Ma non è un network locale, eccolo lì, se si lavora in network, ma se a territoriale, ma fondato, quindi a territoriale significa più ampio possibile, ma fondato su una cosa sola. Sul perseguimento di una competitività che sia basata su innovazioni di qualunque genere se sia. Ottimo. Guarda, Mauro, direi che le parole di Pietro sono veramente molto importanti. Soprattutto... Io le sto scrivendo per riassumerle alla fine proprio. Esatto, perché il riassunto di queste prime tre risposte è proprio un invito, oltre che un messaggio, a uscire a scardinare vecchie abitudini operative e vecchie abitudini di pensiero. Quindi direi che è un messaggio molto forte e chiaro che è arrivato in queste prime tre risposte. Esatto. E questo ci introduce a una domanda che in parte hai già risposto, però andiamo un po' più in profondità. Te la faccio io. Sul tuo biglietto da visita non c'è scritto Mago Merlino, l'ho visto il tuo biglietto, quindi non c'è Mago Merlino, ma ti chiediamo comunque una previsione per il futuro delle nostre imprese. Cioè, tu a livello di minacce, prima hai parlato di opportunità, a me piace ovviamente puntare sulle opportunità, ma dobbiamo anche essere coscienti delle minacce, no? Quindi come la vedi tu? Parlo in particolare per le PMI, perché no, la nostra audience è principalmente fatta da PMI. Allora, anche a me piacciono le analisi SWOT, minacce e rischi. Abbiamo fatto tante insieme. Esatto, e io dico sempre che sono abituato a prepararmi alla situazione peggiore, perché è sempre, anche imprevedibile, perché è necessaria, non si può sempre pensare sullo stellone, no? Certo, non sono Mago Merlino e non ho nessuna presunzione di verità. Ho un'opinione, a volte assolutamente, come diceva in una trasmissione così satirica qui triestina, dove mi trovo oggi, no? L'opinionista opinabile. Un'opinione che a volte lascia il tempo che trova, ma insomma alcune sono proprio convinzioni. Le minacce sono legate a noi stessi, non all'Europa, non spostando sempre più in alto il livello della responsabilità che a volte è molto personale, molto aziendale, molto locale, molto nazionale, e dopo ci sono anche delle altre
delle altre responsabilità maggiori, più grandi, che passano sopra la nostra testa. A livello più basso, la minaccia, essere conservativi, pensare che tutto tornerà come prima, che passata con il vaccino, l'epidemia è passata, tutto tornerà più o meno, ma sì, dai, ma beviamoci uno spritz che passa. Questo credo sia profondamente sbagliato. Gli imprenditori sanno bene cosa significa essere innovativi, però il rischio di cedere alla tentazione, anche per stanchezza psicologica, a volte, e per condizioni esterne, il rischio di non seguire un pensiero, ripeto, uso questo termine, mi scuso perché in inglese, ma è molto out of the box, fuori dagli schemi. Certo. Ogni mattina essere fuori dagli schemi, farsi domande nuove e non cercare risposte nuove a domande vecchie. Questo è la prima minaccia, è il primo rischio. È il primo rischio. Il secondo, a un livello superiore, che è una responsabilità collettiva, pensare al consenso immediato invece che costruire il futuro. Il consenso immediato porta a scelte di a scelte sia aziendali, sia politiche, sia di governo di tutti i livelli, basate sul breve termine, no? Sull'immediato. Questo fa avere, piace molto, può piacere molto, ma è assolutamente deleterio perché si perde tempo. Noi dobbiamo, l'ho detto all'inizio, gestire l'oggi, ma per disegnare il futuro. Passare dalla spesa, quindi dai costi, no? Dalla spesa agli investimenti. Creare un ecosistema, questa è la minaccia più grande, collegata alla minaccia globale di regole che sono in rottura, perché quando si pensa di essere bastanti a se stesse, sia come persone, sia come azienda, sia come comunità, sia come paesi, non si capisce una cosa, secondo me, fondamentale, che deve essere chiara per tutti. Oggi la competizione è di livello globale, le regole sono globali e anche le non regole sono globali. Quindi solamente facendo sì che quella parola network passi dal livello aziendale a quello politico, allora la responsabilità di essere di avere una regole comuni e di non pensare che lo stare insieme, per esempio, nei 27 paesi sia un grande valore, e non per ciò che pensavamo fino a 5 anni fa, che era il grande valore, era la pace conquistata dopo secoli, millenni di guerra in questo continente. I primi 80 anni di pace li abbiamo avuti in questo periodo, i primi 80 in 2000. Non è questo, non è solo più questo. Il fatto è che oggi, davanti a queste trasformazioni di cui siamo spettatori, ma anche agenti positivi, no? Non passivi, ma attivi, il rischio è quello di chiuderci, mentre invece questo è il momento in cui dobbiamo aprirci. Aprirci significa avere una massa critica che consenta al nostro paese di poter competere. A livello europeo si discute di avere autonomia strategica in alcuni settori. Da quello delle batterie, sembra una cosa banalissima, la filiera delle batterie avrà un'importanza così fondamentale nella produzione di qualunque meccanismo o manufatto anche in Europa, che è un valore assoluto. Ma legato alle batterie, che andrà dal sistema dell'edilizia, al sistema dell'automobile, del trasporto in senso generale,
a molti altri settori, è legato a un altro tema, che è quello dei metalli critici, delle materie di base critiche. Critiche, che cosa intendo? Strategiche. Perché? Perché basate su materie che in Italia non ci sono, che sono in continenti lontani, che sono in mano a multinazionali o, sì, o a tribù, o tribù guerriere, poderi, no? Ecco, la minaccia fondamentale è quello: non investire nei grandi temi legati alla competitività mondiale, globale, anche delle nostre piccole e medie imprese. Okay. Dal tessile, ripeto, dal tessile fino all'alta tecnologia. Piero, guarda, questa diretta penso che sia veramente importante. Ti faccio vedere una domanda di un'ascoltatrice, quindi vediamo, in estrema sintesi rispondiamo a Chiara. Non so se la leggi, te la legge Valerio. Valerio, sì. Allora, Chiara dice: mi piace questa riflessione su minacce e opportunità, che mi porta al tema della gestione dei rischi. Com'è possibile aiutare le PMI ad abbracciare un approccio risk-based, facendo loro capire che questa modalità aiuta a creare valore e a dare ordine? Allora, è una bellissima domanda. Potremmo... richiederebbe 4 ore di tempo. 2 ore di tempo solamente per affrontarla in maniera... E non voglio essere superficiale nel rispondere, però ancora una volta ci provo. Non vorrei che fosse legato a un tema legato solo all'efficienza. Cioè, il risk management dentro l'impresa, come un fondamentale, certo, sì, fondamentale, approccio di tipo efficientista. Quello che penso sia invece fondamentale, ancor più, è non solo questo, ma è quello di lavorare moltissimo, non solo con gli imprenditori, ma ripeto, in un modo coinvolgente, anche aumentando gli skills, no, degli addetti, sul come essere soggetti aperti all'innovazione a 360 gradi aziendale, che prevede anche il risk management in senso ampio, ma legato, ripeto, al processo, sì, certo, ma il processo consente di aumentare la produttività di una anche a volte importante percentuale, ma non è sufficiente se non è associato, ripeto, alle altre due innovazioni, quelli di prodotti, e qui bisogna essere disruptive o to be disrupted. Esatto, perfetta. Questo è il tema vero. Poi, grazie a un approccio out of the box, fuori dagli schemi, posizionarsi strategicamente, quindi innovazione strategica. Allora, efficienza, sì, con i migliori metodi di analisi, prodotti, e quindi competenza, conoscenza, link, network internazionale, prodotti innovativi, ma poi anche utilizzo di tutte le metodologie per essere efficaci sui mercati, okay, così strategicamente. Ottimo. Allora, questa cosa, no, visto che Chiara ha di nuovo fatto una domanda, però la stiamo per trattare, no? Il concetto è la prossima domanda, in estrema sintesi, declinandola, te la fa Valerio. Sì, tra l'altro voglio dire che mi è piaciuto molto l'utilizzo della parola apertura che Pietro ha avuto nei confronti delle aziende, cioè quello di essere aperte. Questa è una parola che sicuramente metterei dentro questa domanda. Quindi la domanda è proprio questa: dacci 3 parole, declinandole, su cui si gioca il futuro delle nostre imprese. Non è facile, lo sappiamo, abbiamo ancora un quarto d'ora, quindi... Allora, ne metto 4, ripeto, essere... Si allarga subito il presidente, Vale, si allarga subito. No,
ti è concesso. Mauro, ne metto quattro. Allora, uno, essere aperti alle innovazioni, ripeto, in alcuni casi mi ripeterò in parte, essere aperti alle innovazioni tecnologiche. Aperte significa utilizzarle al massimo. Questo porta a maggiore efficienza, quindi valore aggiunto, porta efficienza e competitività rispetto a chi non lo fa e porta anche autonomia aziendale e non solo. Essere sostenibili fin dal pensiero, non il riciclo. Il riciclo dell'imballaggio, il riciclo del mi riportano indietro i pezzi, cioè trovare dei meccanismi. No, essere sostenibili ambientalmente, energeticamente, quindi con delle analisi profonde che dà valore aggiunto in questo tema. Cioè fin dalla ideazione, fino dal lampo di genio, no? Cos'è il genio se non un lampo nella notte del pensiero di un imprenditore che si inventa, svegliandosi di notte, un nuovo prodotto, perché o un nuovo servizio, perché non posso farlo così. Bene, pensarlo in modo sostenibile, energeticamente ed ambientalmente. Quindi adottare un approccio che quando si guardo Mauro, che mi conosce da tanti anni, giocare in anticipo, avere il coraggio di giocare in anticipo. A volte sei un anticipatore di tempi e non si riesce magari a stare sul mercato. Perché magari sbagli il tempo, se arrivi troppo prima. No? Ma anticipare il più possibile significa essere disruptive, spesso e volentieri. Sì. La summa di tutto questo, che è il quarto, è pensare fuori dagli schemi, avere una mente aperta, non essere conservativi, non essere protezionisti, non guardarsi l'ombelico e le zone di comfort, la bella poltrona che si ha. A volte lasciare la poltrona dà un entusiasmo e la propria zona di comfort dà un entusiasmo, una carica che non c'è età, non c'è mercato, non c'è competitor che ripaga, perché giocare fuori dagli schemi significa trovare nuove, non risposte, ma inseguire nuove domande. Questo è il momento delle nuove domande. E la tua storia ce lo insegna anche, questa cosa qua di... La mia storia è una storia come quella di tanti, ma che forse nell'abbandono delle zone di comfort per cercare qualcosa, nuovi stimoli, credo che sia fantastico. Io ho passato un terzo della mia vita professionale a insegnare economia, o un terzo della mia vita professionale a fare il manager di grandi, di piccole, di micro, di piccole e di grandi organizzazioni. Un terzo della mia vita nel disegnare, tentare di contribuire a disegnare un ecosistema, anche in questo caso normativo, che sia vicino al pensiero di chi sa cosa vuol dire mercato, sa che cosa significa svegliarsi la mattina e stare sul mercato. Ecco, questo sì. Questo è il concetto. Ti auguriamo per la prossima metà della tua vita, no? Altrettanti progetti. Guarda che augurio che facciamo al presidente Valerio. Guarda, quello che dice il presidente è proprio questo: chi domanda comanda anche dentro di sé, nella capacità proprio di farsi le domande nuove che possano stimolare nuovi pensieri. Molto, molto bello questo concetto, ma è anche molto, molto vero. Sì, se posso solamente così per una cosa un po' di colore, un mio maestro che poi mi portò a iniziare la carriera universitaria prima di quando ero ancora assistente, per un po' come quando
gli aspiranti piloti d'aereo si trovano davanti ad affondate o a cabrate che l'istruttore ti fa fare la prima ora prima di decidere se hai la pasta per fare il percorso per diventare pilota, mi fece una domanda: ma tu sei curioso? Se no, non potrei mai fare il ricercatore, non potrei mai farti domande nuove. La curiosità, ecco, questo credo che sia fondamentale anche. Infatti. Prima della prossima domanda che ti faccio io, una delle cose che mi ha colpito di più di questa chiacchierata è non cercare risposte nuove a domande vecchie. Questo è un tatuaggio da che ognuno di noi che è sul mercato deve farsi. È comodo, è la più bella, è il più bel rifugio caldo che nella tempesta come quella che stiamo vivendo, credo che ognuno di noi si sente portato a farsi per primo. Esatto. Cerchiamo come posso fare, no? Come posso fare, però è riferito alla risposta da dare a un metodo, a uno schema mentale, una domanda che è sempre la stessa, che ci portiamo avanti. No, il tema è esattamente l'inversione dei termini, no? Cercare domande nuove, farsi domande nuove e non cercare risposte nuove. Bene. Non... Ok, allora, passiamo alla prossima domanda, che non è strettamente tecnica, no? Però è un punto, ci interessa avere il tuo punto di vista su questa cosa, perché noi italiani siamo molto bravi anche a denigrarci e a farci del male da soli, no? Quindi la domanda è questa, te la faccio io: essere cittadini di Europa e non solo italiani. Probabilmente con questa pandemia ci siamo resi conto di quanto sia importante per noi esserci in Europa. Tu hai un osservatorio privilegiato. Noi come paese, come italiani, come siamo visti? Allora, qui mi prendo tutte le responsabilità del caso, ma insomma... L'abbiamo fatta perché sappiamo che sei capace a prendertele questa domanda. Allora, io che non solo da 11 anni istituzionalmente, ma mi sono occupato d'Europa da quando mi sono laureato, anzi dai corsi di studi. Intanto, una volta per tutte, l'Europa non è, da Lisbona in poi, non è più l'Europa della commissione Delors, per intenderci, no? Della commissione precedente a quel trattato, che era considerata, che aveva dei clamorosi gap in termini di deficit democratico, perché la Commissione era non era una democrazia, ma una dittatura delle minoranze. Mi spiego, la dittatura delle minoranze. Esistevano dei commissari europei che rappresentavano magari un piccolo paese, piccolo, che potevano fare il bello e il cattivo tempo. La Commissione, il potere dell'Europa era, se uno conosce Bruxelles, a destra, verso il centro, no? Di Rue de la Loi, cioè la Commissione. Da Lisbona in poi, il potere è passato dal lato destro della strada al lato sinistro, cioè il Consiglio. Cioè significa che da Lisbona, e quindi in poi, oggi, e ancora purtroppo, dico io, per un po' chissà quanti lustri, è di tipo intergovernativa. Cioè l'Europa è il potere fatto dall'accordo possibile tra stati. Pensate come si possa essere in Europa fuori dal contesto o dalla capacità di intervenire nella decisione, se si è in contrasto con altri magari 27, 25, 24, 10, 14, 3 paesi magari fondamentali. Oggi l'Europa è fatta tra stati, a volte con senso di grande cooperazione, a volte in senso di forti contrasti per interessi ovviamente nazionali legittimi. Quindi la credibilità che noi abbiamo in Europa è data
dalla coerenza o la non coerenza delle proprie scelte. Il fatto che l'Europa sia responsabile, lo dico sempre, anche quando insegnavo molto prima di fare questo tipo di lavoro, la responsabilità è nostra, perché i 206 miliardi che noi abbiamo a disposizione, che solo in parte sono stati dati a titolo gratuito, e bisogna dire grazie a questa commissione che ha fatto un lavoro immane in questo anno, ma gli altri sono a debito. I 208 miliardi, che sono quasi 10 anni di finanziaria, sono un'occasione storica per dare a questo paese finalmente una non credibilità politica, una credibilità reale dentro al nostro paese. La credibilità che noi abbiamo in Europa nasce dalla credibilità che abbiamo in questo paese. E la credibilità che noi abbiamo in Europa dipende da quanto riusciamo o non riusciamo ad avere risultati per il bene nostro, non di altri. Perché 208 miliardi significa poter rivoluzionare il sistema sanitario, rivoluzionare il sistema educativo, investire in conoscenza, investire nelle nuove generazioni. Vi ricordo che il piano non si chiama Recovery Plan, è solamente un pezzettino, si chiama Next Generation EU. E noi invece la credibilità la fondiamo sul consenso da qui alle prossime elezioni fra un anno e mezzo. La credibilità che noi abbiamo in Europa, o che i paesi si conquistano in Europa, è nel costruire, nell'investire questa enorme quantità di denaro. È inimmaginabile, non l'abbiamo mai vista in tempo così breve, una quantità di risorse così infinite, per poter costruire non solo, non dare solo il necessario dell'oggi. Ripeto ancora una volta, perché questo è fondamentale, gestire l'oggi, ma per costruire in modo sostenibile il futuro. Quindi non pensare alla spesa, ma pensare agli investimenti di medio-lungo periodo, che non danno consenso forse oggi, ma costruiscono la nostra credibilità di domani. Ma non sono parole astratte, perché io dico costruiscono il nostro benessere, dei nostri figli, del sistema educativo che troppo è stato lasciato, del sistema delle conoscenze, delle competenze, e io penso in senso generale fino a un tema che abbiamo già toccato, alla formazione su tutti questi temi importanti, determinanti, non solo per gli imprenditori ma anche per i dipendenti, o non solo per i dipendenti ma anche per gli imprenditori. Certo. Per cambiare il nostro paese, per renderlo più efficiente. Questo è il centro e forse la miglior risposta. Non poteva esserci risposta migliore. Guarda, Piero, ti ringraziamo veramente. Siamo quasi alla fine, abbiamo ancora pochi minuti e l'ultima domanda è di Valerio. Okay? L'ultima domanda con cui terminiamo le nostre interviste ed è il momento Marzullo, Pietro. E la domanda è questa: qual è la domanda che vorresti ti facessimo? Fatela da solo e datti la risposta. Giusto per mettere in imbarazzo alla fine il nostro ospite. Sì, no, veramente, questo è l'imbarazzo assoluto, no? Perché uno dice, che domanda, boh, cosa prendiamo, quando potremo rivederci? No? Quando potremo rivederci? Questa è una bella domanda. La domanda che io mi faccio spesso è questa: come poter essere un partecipante attivo a un nuovo processo di costruzione di qualcosa che sia utile per non solo per le imprese, ma anche per la nostra collettività. Le imprese sono un pezzo
anche sociale. Io dico sempre che sono, soprattutto quando sono di stampo familiare o di piccole dimensioni o di microdimensioni, sai, in territori che hanno un'impresa su 7 abitanti, vuol dire che un terzo, un quarto, metà della popolazione ruota attorno a quelle imprese. Vuol dire che l'impresa non ha solo una valenza economica. Ecco, una cosa che mi piacerebbe, che mi faccio sempre come domanda, e la risposta è questa: mi piacerebbe contribuire in qualche modo, in modo positivo, a far sì che anche gli imprenditori esca un po' dal proprio egoismo di animal spirit, no? Alla Adam Smith, ma nel convincersi, perché lo è non a parola ma anche nei fatti, che la propria impresa è un pezzo importante di società, di collettività, di società. Sempre che noi imprenditori siamo dei soggetti sociali. Noi siamo oggetti sociali, però come tale un agente sociale deve avere anche dei valori aziendali e personali, anche con un'etica sociale e collettiva, che non significa rinunciare a profitti, che non significa rinunciare alla propria indipendenza, ma avere una nuova, profonda, e io dico portatrice di efficienza e competitività e valore aggiunto, quindi bilanci, quello che poi noi alla fine, quando alla fine dell'anno, no, giriamo tutte le pagine in basso a destra. Certo. Deve essere nero, non rosso, no? Il numero che leggiamo. Ecco, mai abdicare a quello, sempre, quello è un grande valore ed è il valore che un imprenditore deve perseguire, ma si può fare con domande nuove e agendo e non professando, ma praticando anche il carattere sociale dell'impresa. Infatti, Piero, la... non significa abdicare o cercare cose un po' di vecchie memorie, no? Di decenni fa, di imprese di tipo partecipativo, eccetera. No, significa avere una sensibilità profonda e un atteggiamento coerente di tipo collettivo. Il bene della collettività è il bene della mia impresa. Il bene della mia impresa deve diventare bene della collettività e del territorio. Bellissimo quello che hai detto. Infatti fa un po' la chiosa con quello che diciamo sempre noi gli imprenditori quando lavoriamo con loro. Il bilancio di un'azienda, detto, è un azzardo ovviamente quello che dico dal punto di vista economico, non sono numeri, ma i numeri non sono nient'altro che indicatori di azioni fatte o non fatte da persone, no? Perché poi alla fine è questo il concetto su cui direi che possiamo quasi chiudere. Valerio, aggiungi tu, sono passate un'ora e tre minuti e sono volate. Io direi che questa puntata di 7 in realtà si è trasformata in una master lecture, perché io sono affascinato dalle parole che ci ha regalato il presidente Pietro, e tra l'altro un eloquio meraviglioso, cioè una chiarezza di linguaggio incredibile che ha fatto proprio, ha dato la possibilità di legare diversi temi e farli veramente molto semplici anche a chi magari non è proprio così consapevole del dettaglio. Quindi Raffaella, che bellissima Raffaella, posso salutare, anche se sembra una carambata, posso salutare in diretta Raffaella? Ah, quindi caramba che sorpresa! Caramba che sorpresa! Però c'era anche Silvia che ho visto, caramba che sorpresa, delle persone splendide. Quindi Raffaella, Valerio, dillo tu e poi vai tu in chiusura. Raffaella dice: grazie per questa boccata d'ossigeno, mi mancava e ne avevo assolutamente bisogno, insieme con responsabilità out of the box. Bellissimo. Quindi, terminando quello che stavo dicendo prima, un grande, grande grazie a Pietro, perché è stato un ospite veramente eccezionale e sicuramente sarà questo che ci siamo detto rimarrà proprio una pietra miliare della nostra trasmissione.
queste piaggerie. Assolutamente, Piero, non è piaggeria, ma veramente hai dato un grande valore aggiunto a questa nostra puntata. Raffaella dice grazie carissimo, rivolto a te ovviamente, un caro saluto anche a te. Grazie mille Piero per essere stati con noi, grazie a tutti gli ascoltatori e saluto tutti i tuoi ospiti veramente di cuore, è stata una bella occasione e a presto a risentirci. Il nostro mantra, lo diciamo sempre, con etica e con correttezza, Valerio, è alzati e fattura. Sono credo di ricordarla questa cosa. Allora, buona giornata a tutti, arrivederci. Ciao, grazie. Ciao a tutti.